Nel nostro focus questa sera la storia di un bimbo nigeriano, Godspower David, questo è il suo nome, un bambino con gravi problemi cardiaci che grazie a un progetto Cuore Aperto e a una NG, Pobic, che opera nel suo paese, è arrivato in Italia dove è stato operato all'ospedale Gaslini di Genova. Ora è ospite con la sua mamma presso la sede della ONG a Bozzolo e intanto la sua storia ce la racconta Giorgia Boccalini e poi torniamo in studio per parlare di questo progetto. Oggi Godspower sorride, nel suo petto batte un cuore nuovo, sano. Se fosse rimasto in Nigeria, stato dell'Africa occidentale in cui è nato, non ce l'avrebbe fatta. Laggiù non avrebbero potuto curarlo e salvarlo. A soli 9 anni ha lottato contro la morte e ha vinto. Non è stato facile per lui, ha dovuto affrontare un lungo viaggio e un intervento delicatissimo, prima di tornare a sperare. Il piccolo è arrivato in Italia con mamma Onome il 12 luglio. Le sue condizioni erano disperate, la sua vita appesa ad un filo. Una malformazione cardiaca avrebbe potuto stroncarlo da un momento all'altro. Nato con una valvola del cuore difettosa, è peggiorato di anno in anno fino al ricovero d'urgenza all'ospedale nigeriano di Ugeli. I medici, impotenti davanti alla gravità della malattia, l'hanno trasferito al Federal Medical Center di Yenagoa, nello stato di Bayelsa, dove operano i rappresentanti dell'associazione umanitaria Cuore Aperto, legata alla ONG Pobic di Bozzolo. Il caso di Godspower è stato subito classificato salvavita, così la decisione di portarlo in Italia, all'ospedale Gaslini di Genova. Un mese di pratiche burocratiche e poi via. Debole, spaventato, è salito su un aereo con la mamma e un medico locale. Ad accoglierlo a Linate i suoi angeli, i volontari e i responsabili di Pobic, onlus che opera sulle province di Cremona, Brescia e Mantova e che da anni, grazie alla generosità di tanti donatori, salva giovani vite. L'intervento al Gaslini, durato 3 ore, è riuscito alla perfezione. Mamma Onome non smetterà mai di ringraziare le persone che si sono prese cura del suo bambino. Oggi Godspower sta bene, ha ritrovato le forze per giocare, disegnare e guardare al futuro. Ci dice che da grande vorrebbe studiare in Italia e diventare un medico per poter salvare altri bambini come lui. Presto, dopo questa storia, per fortuna a lieto fine, tornerà nel suo villaggio. Il 3 settembre l'ultima visita di controllo a Genova. Il 4 volerà a casa. Ad attenderlo con ansia il papà e i suoi 7 fratellini. Godspower e la sua famiglia ce l'hanno fatta, ma ci sono tanti altri bambini da salvare. E noi siamo in studio per parlare di questo progetto che si occupa di salvare e che vuole salvare ancora tanti bambini nigeriani e non solo. Lo facciamo con Paolo Novellini, avvocato e presidente della ONG Pobic da sinistra. Buonasera. 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 E con Giancarlo Nolli, responsabile per l'ONG Pobic dei progetti umanitari Buonasera. Nel mondo. Buonasera. Allora, intanto abbiamo visto la storia lieto fine di Godspower, dicevamo proprio un nome e un destino, no? Perché il nome significa proprio letteralmente potere di Dio, insomma in questo caso ha operato anche tramite la vostra ONG. E a proposito della vostra ONG, come opera? Da quanto tempo operate e in quali paesi? Nasce la Pobic nel 92 e poi opera all'interno dell'Africa dal 2004-2005, quindi vantiamo ormai 10 anni di esperienza sul fronte africano. Prima abbiamo lavorato sull'Ucraina e sulla Moldova. Dicevamo, i costi di un'operazione di questo tipo, cioè per poter portare in Italia un bambino, riuscire a farlo operare e poi comunque sostenere tutta una serie di spese che sono collegate a questo, ecco, intorno a quanto si aggirano? Dunque, l'intervento in quanto tale costa intorno ai 15.000 euro. Il viaggio in aereo costa circa 1.000-1.500 euro per mamma e per bambino. Se il bambino è sotto i 2 anni è aggregato la mamma, però in questo caso ne ha 9 di anni, 8, 9, compie 9 anni il 3 di settembre e quindi sono i 2 biglietti. Ricordiamo che tra l'altro voi vi occupate appunto del trasporto, seguite l'operazione del piccolo paziente e dei suoi familiari, come diceva, e poi non solo, ma per tutto l'anno successivo all'operazione vi occupate del costo delle medicine, quindi insomma sì. È un bel impegno.
Allora, bisogna dire una cosa, che l'intervento è anche cofinanziato in questo caso dalla Regione Liguria, quindi noi ringraziamo molto la sensibilità dell'assessore Montaldo che ci aiuta sempre sotto questo profilo. È chiaro che i costi sono importanti, ma la cosa più importante è il sorriso del bambino, il sorriso della mamma e l'aiuto che noi riusciamo a dare con questo nostro impegno. 10 bambini con la Nigeria sono stati, David è il decimo, e vogliamo continuare, è una grande emozione, ma la cosa più importante, permettetemi di dire, è l'affetto che intorno a queste nostre iniziative si sta creando sia nella provincia di Cremona come nelle altre province dove ormai ci conoscono. Abbiamo la nostra raccolta fondi, ormai ci vogliono bene, molti 5 per 1000, insomma, se ci aiutate ancora andremo avanti. Beh, a proposito di raccolta fondi, mi rivolgo adesso a Giancarlo Nolli, perché voi avete in programma intanto dei progetti, avete allo studio nuovi progetti, ma per quanto riguarda la raccolta fondi sarete presenti alla festa del Torrone di Cremona con una vostra ambulanza per raccogliere fondi che sono una parte fondamentale appunto per il vostro sostentamento e per le vostre operazioni. Sicuramente. Per arrivare a quello che è appena stato citato dal Presidente, come vedete i costi sono tanti, per cui qui davanti vedete un esempio di raccolta. Mi sto interessando appunto alle feste che ci sono, in quella del Torrone qui a Cremona, ma ci tengo a sottolineare la generosità che finora hanno dimostrato non solo in particolare i cremonesi, ma tutti quelli che trovano questa cassettina, perché per me, al di là della soddisfazione del bambino, che è quella la gioia più grande, è far capire a chi mette la monetina qua dove veramente vanno a finire i loro aiuti, che è la cosa più importante in un momento dove vediamo delle situazioni totalmente diverse. Spero che questo continui, spero che le associazioni degli eventi ci accolgano con i nostri mezzi per fare la raccolta fondi, perché il sorriso di David diventa il sorriso di tanti bambini che hanno bisogno di operazioni. E credetemi, la gioia più grande, io che sono andato a prendere David e l'ho visto in una situazione drammatica, oggi vederlo correre quando si è presentato dall'ospedale, devo dire che io, l'avvocato e altri collaboratori, malgrado la mia tenera età, io ho pianto. E per questo adesso è un pianto di soddisfazione e di gioia. Grazie a tutti, veramente. Ricordiamo, tra l'altro, David è il cognome, esatto, e Godspower è appunto il nome, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Così, esatto. Tra l'altro, dicevamo, ci sono altri progetti allo studio, voi volete fare in modo anche di formare del personale medico e paramedico proprio nei vari paesi dove operate. Esatto, la raccolta fondi, primamente, questo è brillante. Più noi miriamo, il Presidente, da quando siamo partiti, ha mirato una cosa: portare attrezzature sanitarie, compreso l'ambulanza, ma portarle prima formando il personale in loco, perché portare le attrezzature, che speriamo i vari enti ci possono anche donare, bisogna portarle là e saperle usare. Come ha detto prima il Presidente, siamo stati giù, abbiamo cominciato un progetto di rianimazione cardiaca portando defibrillatori. Questo per dire che le attrezzature vanno una volta che medici e paramedici sono formati, che la cosa è meglio, se no diventa una cattedrale nel deserto. Ecco, io vorrei mostrare, prima di salutarvi e ringraziarvi, al nostro pubblico anche proprio il vostro gagliardetto, con appunto c'è anche il sito di riferimento, non so se dalla regia riusciamo a inquadrarlo, altrimenti lo faccio vedere io. E tra l'altro nel frattempo Giacomo Iacomino sta andando anche sul sito per mostrarlo anche dal web. E, intanto io lo leggo insieme con voi, è www.ong, caduto un piccolo elemento qui del gagliardetto, ong-pobic.org. E comunque, ecco, nel frattempo, prego Presidente. E vorrei ringraziare la Cremonese di cui avete parlato prima, proprio perché ci ha dato una ventina di magliette e noi abbiamo portato ai ragazzi di Enagoa e abbiamo fatto un piccolo torneo proprio in ringraziamento della Cremonese, e sul sito
ci saranno le foto, il filmato, e quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i dirigenti della Cremonese che ci hanno aiutato. Insomma, per chi volesse approfondire, sicuramente il sito è un ottimo aiuto, e poi magari noi torneremo a parlare di queste vostre, ovviamente, queste vostre operazioni a cuore aperto che state conducendo nei vari paesi. Intanto grazie a Paolo Novellini, presidente dell'ONG Pobic, e a Giancarlo Nolli, appunto responsabile di Pobic, per grazie i progetti umanitari del mondo. Grazie e in bocca al lupo, buon lavoro.